Allora, queste le dichiarazioni di Franco Corbelli. Allora, c'è un deputato che ha interrogato il ministro della Salute Speranza per sapere appunto un po' come stanno le cose. Il deputato è Francesco Sapia e che è collegato in diretta con noi. Buonasera, onorevole. Allora, se attiva il microfono così la sentiamo. Buonasera, Ecco, buonasera benissimo, molto direttore, bene, sì. molto bene. Allora, Sapia, lei ha visto il servizio e le parole di Corbelli, che tra l'altro le sono state, come dire, le hanno dato lo spunto per fare questa interrogazione, perché tutto parte da questa che è stata definita, chiamata la strage di Pasqua, cioè nella settimana delle festività pasquali, 40 decessi di giovani improvvisamente che hanno messo in allarme Corbelli, ma anche lei. Lei ha depositato un'interrogazione, ci spiega a che punto è? Sì, direttore, ho depositato questa interrogazione quando ho letto sul quotidiano La Verità questa azione di Corbelli in cui denunciava queste morti improvvise, 40, ma 200 nel lungo periodo. Io credo che il governo debba fare chiarezza, ed è proprio il governo che manca, di chiarezza sui vaccini anti-Covid. E le informazioni che il governo molte volte dà sono state sempre frammentate o cangianti e perfino contraddittorie. Basta pensare a cosa ha fatto su AstraZeneca, dove ha cambiato ben 8 volte parere. E io credo che l'utilizzo di questi preparati sperimentali, direttore, è stato caratterizzato da un atteggiamento dogmatico. E dalla repulsione del dubbio, se uno minimamente prova a fare una domanda, viene additato come Novax, come complottista. Io parlo da persona che ha fatto 2 vaccini, che ha avuto il Covid, che ha avuto la polmonite, che però poi ha rifiutato di fare altri vaccini, visto e considerato che io nella fase virale sono stato malissimo, ho avuto anche fame d'aria. E non mi fido perché poi sono tante, tantissime i casi di correlazione che si hanno con i vaccini, specialmente quelle a mRNA. E quindi, caro direttore, io sono alla ricerca della verità su quali sono i rischi, su quali sono i benefici, che cosa può determinare nel breve periodo, nel medio e nel lungo periodo. E come va a modificarsi il sistema immunitario? Io credo che il ministro Speranza con il suo staff debba dare delle risposte. Non può trincerarsi dietro il mutismo di Portici. Il ministro Speranza deve dare risposte perché sono tante, molte le mamme, i genitori di figli morti o di figli che sono rimasti offesi. Perché magari hanno scoperto che la troponina era oltre i 3.000, quando invece il valore deve essere intorno a 20, se non sbaglio. Ma quello che noi vogliamo capire, c'è correlazione fra le problematiche cardiovascolari e altri danni alla salute con i vaccini? Del resto io credo che ci debba essere libera scelta sui vaccini, ma soltanto quando è ben chiaro il quadro dei rischi. Benefici. Non possiamo essere obbligati a vaccinarci senza sapere quali siano i rischi o i benefici, anche perché ormai ci sono vaccini inutili visto le mutazioni del coronavirus. Direttore, sono state Onorevole, fatte inoculate sì, no, tantissime dica, dica. dosi, ma al momento non è cambiato nulla. Senta, onorevole, una battuta solo perché siamo dentro il telegiornale, non abbiamo molto tempo, anche se sarebbe interessante continuare l'argomento, soprattutto perché lei rappresenta il popolo, ma a questo Un'altra punto dica, notizia, dica. direttore. Ho fatto un'altra interrogazione per vedere se c'è correlazione, o nessi di casualità o con casualità, e ho richiesto le cartelle cliniche vaccinali dei soggetti, purtroppo morti improvvisamente. L'italiano ha il diritto di sapere, ha il diritto di sapere qual è la verità, anche se dire la verità in questo momento, caro direttore, è molto difficile, sia sulla pandemia, sia sulla guerra.
Il problema è che anche se lei avesse la verità in tasca, il problema è chi poi la diffonde questa verità, trovare qualcuno che sia disposto a diffonderla. Il problema è anche questo. Ma ripeto, non abbiamo tempo per occuparci anche del Ultima problema battuta, direttore. dell'informazione. Esatto. A me fa piacere che lei mi abbia invitato al suo telegiornale perché evidentemente è una persona libera, non fa parte di quella stampa prezzolata che odia il dissenso e che cerca in tutti i modi di contrastarlo. A me fa molto piacere essere qui con lei questa sera, direttore. Sono a sua completa disposizione per informare i cittadini e dire la verità. Bene, ci risentiremo prossimamente. Grazie, buon lavoro dunque all'onorevole Francesco Buonasera, buonasera. Sapia.